Una settimana fondamentale per Apecchio. Sì, una settimana ricca di eventi che ha declinato alla perfezione il concetto di la natura della cultura che ha coniato il Comune di Pesaro per rappresentare questa bellissima occasione. È stata una settimana nella quale hanno partecipato tantissimi artisti, associazioni, iniziative e quindi c'è stata una serie di contributi di vario genere per che si è espressa la cultura in tutte appunto le sue forme, in tutte le sue declinazioni. Senza tornare sul ricco programma, io posso solo dire che sono molto soddisfatto di questa serie di collaborazioni, perché Apecchio, anche dopo l'assegnazione della bandiera arancione, ha dato prova di vitalità, ha raccolto la sfida in pieno, quindi tutti gli attori, tutti i protagonisti hanno espresso il meglio di loro stessi, quindi ne è uscito un contenitore veramente interessante, accattivante, unico, quindi qualità al primo posto e questo piccolo paese che ogni volta dimostra e ci sorprende per la sua capacità espressiva. Com'è andata questa iniziativa? È stata una settimana molto ricca, dal 12 al 18 febbraio ci ha visti protagonisti in Pesaro, capitale italiana della cultura. Ci sono stati tanti appuntamenti, dall'inaugurazione di mostre a laboratori per i ragazzi alla presentazione qua oggi in biblioteca della rivista Sibille e a tanti altri appuntamenti, dalla storia all'arte alla cultura. Una settimana ricchissima che è volta al termine con un trekking alla scoperta del nostro territorio, una visita guidata per le vie del centro storico e una presentazione sempre dell'Associazione Amici della Storia per collegare la cultura al territorio, alla storia del nostro comune.